Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti ed in verità. Da questo conosceremo che siamo nella verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Leggere queste parole è un po' come sentire la voce del Padre che dà al Figlio i suoi più preziosi consigli. Figlio, non amare a parole, ma con i fatti ed in verità. Amare con il cuore. Cercate di ricordarvi il momento in cui vi siete innamorati. C'era qualcosa che non volevate condividere con quella persona? Quando ci si innamora, si desidera condividere tutto. Tempo, hobby, amici, denaro. Non esiste bisogno della persona innamorata che non trovi accoglimento. Quello che è vostro diventa automaticamente anche suo. Dio descrive spesso il suo rapporto con noi come un rapporto di innamoramento. Ed è Lui che si è innamorato di te per primo. Ha dato la vita per te e ti vorrebbe accanto a Lui per l'eternità. Il più grande comandamento divino ruota intorno all'amore. Il più grande bisogno dell'umanità è l'amore. La risoluzione di quasi tutti i problemi è l'amore. La cura per tante malattie è l'amore. Segui oggi il consiglio del Padre che ti dice: ama con un cuore sincero e l'amore mio abiterà in te. Così non solo avrai la vita eterna, ma soprattutto sarai felice qui, adesso. Amare coloro che ti circondano vuol dire condividere con loro quello che è tuo. Come con la persona amata, condividi il tuo tempo, i tuoi pensieri, le tue risorse. Risponderai al più grande bisogno dell'umanità, che in fondo è anche il tuo. Buona giornata.